Buongiorno e benvenuti nella sezione naturalistica del museo. Questa sezione illustra gli aspetti naturalistici del territorio vicentino attraverso la descrizione e l'esposizione di reperti geopaleontologici, botanici, zoologici, divisi per ambienti. Il percorso espositivo inizia qui, davanti a questo bellissimo plastico dei colli iberici, il rilievo collinare a sud di Vicenza. Oggi vedremo come si sono formati i colli iberici e perché sono importanti. Qui ci troviamo nella sala della geologia e precisamente davanti alla vetrina dell'Oligocene, un periodo geologico fondamentale per la formazione dei colli iberici, che risale a circa 30 milioni di anni fa. In questo periodo il territorio vicentino si trovava a sud del margine europeo, in un mare articolato chiamato Tetide, situato fra l'Oceano Atlantico ad ovest e l'Oceano Indiano ad est. Allo stato attuale delle ricerche, lo scenario del territorio vicentino durante l'Oligocene poteva essere questo: una vasta laguna lunga circa 30 km si interponeva tra la barriera corallina a sud, oggi perfettamente visibile a Lumignano, e la terra emersa a nord di Valdagno. Davanti alla barriera corallina si estendeva il mare aperto in direzione degli Euganei. Le acque della laguna erano trasparenti, poco profonde e ben ossigenate. Questo poteva essere, visto dall'alto, il panorama derico-oligocenico in corrispondenza della barriera corallina. Come in questa scogliera caraibica attuale, la barriera berica era costituita da una serie di corpi allungati separati da ampi canali di marea che garantivano il ricambio delle acque dal mare aperto a sinistra alla laguna a destra. In queste aree a forte energia, vicino agli ampi canali di marea, si accumulavano sabbie calcaree che poi sono andate a costituire la celebre pietra di Vicenza. La porosità elevata della roccia permette una facile lavorabilità e una debole resistenza al taglio, tanto da meritarsi il nome di pietra tenera dei Berici. A contatto degli agenti atmosferici, tuttavia, per precipitazione nei pori di carbonato di calcio, la roccia assume nel tempo un'elevata compattezza. Già da epoca remotissima ha avuto per questi motivi grande utilizzazione come pietra ornamentale e da costruzione. È stata scelta anche dall'architetto Andrea Palladio, che ha lasciato molte sue testimonianze nel centro storico di Vicenza, dichiarato patrimonio UNESCO. Ma cosa sono i coralli e che informazioni ci danno? Ce lo spiega la professoressa Francesca Bosellini dell'Università di Modena e Reggio Emilia. I coralli sono degli invertebrati marini appartenenti al filum dei cnidari o dei celenterati. Sono rappresentati da individui chiamati polipi, muniti di tentacoli e in grado di formare uno scheletro rigido e robusto che li protegge, fatto da carbonato di calcio. Molto spesso i coralli delle scogliere coralline formano delle colonie, come questa per esempio, delle strutture fatte da aggregazioni di tanti individui che vivono insieme e sono in grado di crescere e formare carbonato di calcio molto velocemente.
Questa capacità li distingue da tutti gli altri tipi di coralli, come per esempio quelli che vivono attualmente nel nostro Mediterraneo e che non formano le scogliere coralline tropicali, ed è principalmente legata al processo di simbiosi mutualistica con un gruppo di alghe unicellulari chiamate zooxantelle, che sono ospitate nelle cellule endodermiche dei coralli. I coralli offrono protezione e cedono CO2 alle alghe prodotta dalla respirazione del corallo, mentre le alghe forniscono ossigeno e prodotti organici derivati dalla fotosintesi, che utilizzano solo in parte e cedono all'ospite, andando a costituire una fonte di energia supplementare che i coralli utilizzano per accelerare la produzione di carbonato di calcio, che è stimata essere 10 volte superiore a quella che hanno i coralli che non sono in simbiosi con le zooxantelle. Questa simbiosi, che è la forza, la trainante, la chiave per la straordinaria capacità dei coralli di costruire scogliere coralline, funziona bene se i coralli vivono entro specifiche condizioni ambientali di luce, di temperatura, di salinità, di profondità e di contenuto in nutrienti. Questo che cosa significa? Significa che se questi coralli li troviamo fossili, come per esempio questa colonia, questi rappresentano degli ottimi indicatori paleoambientali, estremamente utili per ricostruire gli antichi ambienti e i climi del passato, come per esempio la scogliera corallina che si era formata circa 30 milioni di anni fa in un mare che oggi è rappresentato dalle rocce dei corli berici. Molto utili sono anche le morfologie dei coralli. Esistono forme, colonie globose, massicce come questa, quindi molto resistenti, forme più delicate, ramificate, con ramificazioni più o meno sottili, forme piatte. Si tratta di adattamenti a diverse condizioni ambientali, per cui, dato che i coralli producono uno scheletro molto rigido che facilmente può fossilizzare, ritrovare queste morfologie nei fossili ci è molto utile per risalire all'originale ambiente di vita di questi organismi. Le scogliere coralline rappresentano l'ecosistema marino più ricco e diversificato, ma anche estremamente delicato. Sappiamo tutti che i cambiamenti climatici e gli stress antropogenici le stanno mettendo a dura prova. Per comprendere a quale futuro vanno incontro le scogliere coralline, diventa cruciale studiare la loro evoluzione, registrata nelle rocce e nei fossili. E noi paleontologi abbiamo la straordinaria opportunità di studiare la risposta delle scogliere coralline agli stress ambientali del passato, studiando e analizzando diversi processi ad una scala temporale molto ampia, che non è disponibile all'ecologia attuale e che ci può quindi essere molto utile per fare previsioni a lungo termine sul futuro di questo fondamentale ecosistema marino. Grazie professoressa Bosellini e grazie a voi per l'attenzione. Vi aspettiamo al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza.